E Olaf Rivarco, il favorito numero 13 dello schieramento. Pronti? O Asterix Avila, una scelta in alternativa. Più giocato allo start. Intanto c'è stata la rottura da parte di Parker O.M. Numero 5, Parker O.M. squalificato. O Asterix Adri. Numero 1, Culto, squalificato. Numero 9, Organetto Jet, poi anche Organetto Jet finisce di galoppo. In terza posizione c'è Ivan Stella. Tanto dopo 300 metri di gara, guida dunque Onimede BF o Asterix Adri in scia. In terza posizione Ivan Stella, all'esterno si impegna invece Madison G. Se ne vanno i primi 400 in 29.8 sul mio cronometro. Il partito bene invece Oklahoma MN, che discretamente almeno segue... Ora Olaf Rivarco, più indietro invece. Intanto i 600 se ne vanno in 46 scarso. E siamo ora sulla retta delle scuderie per il completamento del primo giro. Sempre Onimede BF in vantaggio, si impegna all'esterno Madison G. Alla corda c'è il atteso Asterix Adri, che rimane in quota. Poi Ivan Stella, intanto un minuto e un secondo il passaggio agli 800. E si arriva così all'altezza del chilometro, con situazione tattica che si va ora creando alle spalle del duo di testa, e vede Oklahoma MN sprintare a un giro dalla conclusione. Oklahoma sfonda, si trascina Perfect Runner, che a sua volta supera Onimede BF, mentre c'è l'errore di Oasterix Adri. Ha sbagliato numero Oasterix 3, Adri, così Oklahoma è in vantaggio Adri, nei confronti di Perfect Runner Left. In terza posizione rimane Onimede BF. Siamo ora a poco più di 600 dalla conclusione, con Oklahoma che è nuova leader e si mantiene in vantaggio su Perfect Runner, i due seguiti da Onimede BF, tra gli altri all'esterno. Nessuno per il momento riesce numero a farsi luce. Numero 12, e così Nedel, arriviamo a 450 dalla conclusione, c'è la squalifica anche per Nedel. Ultimi 400, il parziale in 15 di Oklahoma, che con Perfect Runner tende a staccarsi. I due inseguiti da Onimede BF, che però appare in calo a metà della piegata. Ultimi 200 metri di gara, Oklahoma MN in vantaggio, Perfect Runner che ci prova, ma Oklahoma ha una lunghezza e mezzo di margine all'ingresso, addirittura d'arrivo. Ultimi 100 di gara, con Perfect che va all'attacco di Oklahoma nel finale, la trova in crisi, passa Perfect Runner LF, viene a vincere nettamente. Il secondo posto è per Oklahoma MN, al terzo ancora Onimede BF, avanti a Pizzolotto. 1.16 e 6, ragguaglio conclusivo notevole sul doppio chilometro, con 30 secco a chiudere, dopo un 31 di penultimo quarto, vale a dire un minuto per gli ultimi 800 metri, e i due penalizzati hanno fatto arrivo per proprio conto, con successo finale netto per Perfect Runner LF, che si prende così la rivincita su Oklahoma MN, che l'aveva battuto nell'ultima occasione, un handicap similare sul doppio chilometro. Al terzo posto chiude invece Onimede BF.